Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata del mese di aprile dei Sentieri della Fede. Bene, anche in questo mese vi proporrò due esempi di fede che sono appunto Edvige Carboni e poi Don Antonio Loi. Edvige Carboni, secondogenita dei coniugi Giovanni Battista Carboni e Maria Domenica Pinna, nacque la notte tra il 2 e il 3 maggio del 1980 a Pozzo Maggiore, quindi in provincia di Sassari. E quando venne alla luce, la mamma vide comparire al centro della stanza in cui si trovava come una sfera luminosa, una sorta di ostensorio che illuminò tutto. E alcuni giorni dalla sua nascita notò uno sciame di api bianche svolazzare attorno alla sua culla, senza che queste le arrecassero alcun danno. Non solo, la bambina nacque con una piccola croce impressa sulla parte alta del petto, che rimase ben visibile per tutta la vita. Il 4 maggio del 1880 venne battezzata nella chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire e l'11 di giugno del 1884, a soli 4 anni, le venne amministrata la cresima. Durante l'adolescenza maturò il forte desiderio di farsi suora, così da potersi dedicare interamente al Signore. Dovette però rinunciarvi ben presto, poiché con la prematura scomparsa della mamma, il Signore la chiamò a offrire la sua vita, ma al servizio degli altri. Si iscrisse a varie associazioni religiose come le Guardie d'Onore, le Figlie di Maria, il Terzo Ordine Francescano, la Confraternita del Carmelo. Il 14 di luglio del 1911, mentre faceva orazione davanti al crocifisso regalatole dal parroco Don Luigi Carta, le si presentò Gesù e le chiese: «Figlia mia, vuoi soffrire?» Alla sua risposta affermativa, quindi Gesù le si presentò in forma di crocifisso e dalle sue ferite uscirono i raggi che le ferirono le mani, i piedi, la testa e il costato. Edvige accettò con amore le piaghe che il Signore le donò, ma tentò sempre di nasconderle con i mezzi guanti o con i lunghi lembi dello scialle, ma si servì di questi doni per attirare l'attenzione degli altri. Offese e calunnie di ogni tipo moltiplicarono le sue sofferenze e nel 1925 fu sottoposta a un'indagine canonica e fu pienamente assolta. E nel 1929, insieme al vecchio padre, lasciò Pozzo Maggiore per seguire la sorella Paolina nel Lazio, dove doveva prendere servizio come maestra elementare. Anche nel Lazio Edvige diede il suo contributo nella manifestazione della fede. In questo periodo chiese e ottenne che le venissero tolte le stigmate dalle mani e restarono comunque quelle dei piedi e al costato e le sofferenze da loro derivate. Continuarono i fenomeni mistici, ma c'è un particolare della vita di Edvige Carboni che si offrì sin dall'inizio, quindi dall'inizio alla fine della sua vita, totalmente a Cristo. Offrì la sua sofferenza, ci ricorda tanti santi della Chiesa, ad esempio anche Padre Pio, questo affidarsi dall'inizio a Cristo, nonostante questi doni delle stigmate, questi doni delle ferite. Ma un'altra, sempre di Edvige Carboni, un'altra particolarità è quella quando nella capitale Edvige si iscrisse nell'Arciconfraternita della Passione, alla Cooperatrici delle Opere Salesiane, il quadrante della Misericordia, e frequentò assiduamente la Scala Santa, dove conobbe il suo ultimo confessore, il passionista Padre Ignazio, e tenne la lucerna accesa, sempre accesa,
sino all'arrivo del Signore. Così ci ricorda gli ultimi giorni di vita della serva di Dio. E poi il 17 di febbraio del 1952, per un attacco di angina pectoris, Edvige muore. E il suo corpo riposa tutt'oggi nel cimitero di Albano Laziale a Roma. Un'altra figura, quindi ci distacchiamo da quella figura di Edvige e ci trasferiamo a Decimo Puzzu, dove a Decimo Puzzu è venerato appunto Don Antonio Loi. È una vocazione non comune quella di Don Antonio. Desiderò sin da bambino innanzitutto diventare sacerdote e chiese a Gesù di divenire sacerdote secondo il tuo cuore. Chiese proprio questo, divenire sacerdote secondo il tuo cuore. Gesù lo prese in parola e lo invitò ad essere come lui e con lui sacerdote e vittima. Nacque, come dicevo prima, a Decimo Puzzu, quindi in provincia di Cagliari, il 6 di dicembre del 1936, da una famiglia di piccoli proprietari dediti all'agricoltura e anche alle condizioni economiche abbastanza ristrette. E nel 1949 fu accettato nel seminario di Iglesias e poi frequentò il seminario regionale di Cagliari, dove mostrò di aver talento per il canto e per lo sport. Antonio quindi praticava lo sport con passione. I compagni ne parlavano ancora e ne parlano tuttora con entusiasmo. Nel 1957, per la festa dell'Immacolata, si consacrò all'amore infinito. E però durante la vita di Antonio compare un primo sintomo della malattia, era un linfogranuloma che fu il suo calvario. Si resero evidenti mentre frequentava il quarto anno di teologia. Dal 1961 in poi la malattia lo aggredì implacabilmente. Fu sacerdote, pensate, per 20 mesi. È singolare come in lui crescano insieme due vocazioni. Qualche giorno prima di partire a Lourdes, nel diario aveva scritto: «Oh mamma santa, se mi darai la salute, la userò esclusivamente per propagare il tuo nome nelle anime, senza un attimo di riposo, di tempo perso. Grazie mamma santa». Fu ordinato sacerdote il 21 di settembre del 1963. E nel suo diario aveva scritto: «Padre, è venuta l'ora. Quel giorno tanto sospirato è giunto». E sono trascorsi alcuni anni e tuttora la comunità di Decimo Puzzu e tutta la Sardegna lo ricorda. Non volle, pensate, nella sua malattia, non volle mai assumere morfina per non perdere la coscienza della sua offerta. Alla vigilia della morte poté ancora dire il rosario con i presenti. E nell'ultimo giorno di vita benedisse tutti e esclamò: «Arrivederci tutti in paradiso. Davvero ve lo dico, arrivederci tutti in paradiso». Quindi intonò il Te Deum. I sacerdoti presenti, trattenendo a stento le lacrime, continuarono il canto. Finito quel canto, col suo consenso recitarono il Magnificat. Dopo un lieve, breve miglioramento, iniziò la dura agonia che aveva tanto temuto. I presenti recitarono il rosario e Don Antonio proprio morì all'ultimo gloria al Padre. Erano le 17 del 20 maggio del 1965. Reclinò il capo leggermente a destra, sembrava dormire, fu vestito con i paramenti sacerdotali come se dovesse iniziare appunto la messa. Ecco, anche quest'altra puntata che ci porta al termine di questa rubrica iniziata nel 2013 degli uomini di fede. Vedremo durante l'estate altri esempi di fede, ma in questo mese di aprile la Chiesa
celebrerà la canonizzazione dei due beati, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Bene, allora cari amici, io vi lascio augurandovi un buon mese di aprile, ricordandovi che nel mese di aprile ci sarà una puntata straordinaria dedicata alla Pasqua e ci sarà anche un ospite e faremo una sorta di discussione per approfondire il tema appunto della Pasqua. A tutti voi auguro un buon mese, pace e bene.